Assessore, si può dire che la prima apertura di un McDonald's a Teramo è sempre più vicina? Sì, è chiaro che io sono in genere molto prudente perché comunque sono tanti gli aspetti ancora amministrativi da dover risolvere, però ecco, le parti hanno convenuto un percorso e quindi chiaramente adesso bisogna portare avanti tutti gli impegni presi. La procedura dovrebbe essere quella di un protocollo d'intesa tra le parti e nel frattempo il soggetto che in questo momento diciamo gestisce il parcheggio, la costruzione dei ramali, deve presentare un piano economico-finanziario che chiaramente, perché c'è una modifica sostanziale anche della struttura dei parcheggi, e si potrebbe anche presentare il progetto edilizio che chiaramente dovrebbe attendere per l'autorizzazione, l'approvazione anche in Consiglio Comunale del piano economico-finanziario. Quindi è un po' questo l'iter in maniera molto diciamo, semplificata, però diciamo che gli intenti e diciamo, anche gli incontri precedenti sono andati tutti a buon fine con una grande diciamo, anche coerenza del percorso precedente. Insomma, stiamo andando avanti, quindi speriamo che non ci siano ulteriori problemi e che tutto possa essere superato, insomma. Location confermata invece per la Fiera dell'Agricoltura. Sì, location confermata, il comitato Fiera si è riunito, non è ancora costituito, ma in questo senso già lo scorso anno avevamo, a seguito del successo della Fiera, avevamo comunque pensato che fosse l'area giusta, chiaramente l'anno scorso era il primo anno, qualche sistemazione, qualche miglioria si può fare sull'area della fiera, però sicuramente meteo permettendo è l'area più indicata in assoluto per la partecipazione diciamo, degli utenti, per la tranquillità anche sotto l'aspetto diciamo, dei parcheggi, perché per assurdo ci ha dato molto meno problemi rispetto all'area dello stadio e anche per i produttori che sono stati contentissimi lo scorso anno proprio per anche il lavoro effettuato durante questi giorni di fiera. State già pensando a delle novità, a delle innovazioni rispetto allo scorso anno? Beh, sì, sicuramente la Fiera dell'Agricoltura, il comitato vuole far crescere la fiera e quindi per far crescere la fiera bisogna passare tutta una serie di contenuti anche a tutti questi utenti che vengono a visitare la Fiera dell'Agricoltura. Spesso si visita la fiera per curiosità, spesso si visita la fiera per tradizione anche. Però la fiera ha un know-how di produttori, ha un know-how di istituzioni che in qualche modo possono anche far crescere l'aspetto culturale di tutta la parte agricola, soprattutto del nostro territorio, perché ci sono delle aziende straordinarie, ci sono degli enti straordinari che quindi devono in qualche modo fare cultura dell'agricoltura e quindi questi aspetti, l'area istituzionale in particolar modo deve crescere e dobbiamo far passare tutta una serie di contenuti a queste persone che ci vengono a visitare ogni anno.